Ok. Ora io dovrei essere in live. Ditemi se mi vedete, se mi sentite, se tutto va come deve andare. No, anzi, me lo guardo da me. Sì, direi di sì. Ok, benvenuti a questa live ormai tradizionale post Marzaglia. A voi 9, oh, già tanta gente. Oggi stiamo provando un nuovo sistema di live che mi permette di avere anche degli ospiti. Sì, la risoluzione fa schifo. No, non è colpa del software che sto utilizzando, bensì della webcam che sto utilizzando, che è una vecchia Trust 480 ed è la migliore che ho. Sì, comprerò una webcam nuova, sì, ma non siamo qui per questo. Ciao Andrea, ciao Davide e ciao ciao a tutti. Ecco, altra cosa, siccome ho bisogno di inquadrare il tavolo qui, ma il tavolo mi serve libero, la webcam è lì. Poi naturalmente la sposterò mentre il monitor è qui. Quindi ogni tanto capiterà che non vi guardo perché altrimenti non posso leggere i vostri commenti e vedere come va la cosa. Detto questo, anche la luce è terribile ora che faccio caso. Vabbè, detto questo, veniamo al motivo per cui siete tutti qui, e cioè vedere che cosa ho preso a Barzella, cose che peraltro non so neanche io cosa sono, perché naturalmente. Ciao a tutti, ciao ciao ciao. Buonasera, seguo dal cielo, perfetto, perfetto. E dicevo, sì, altra cosa, avevo detto che ci saranno degli ospiti e ci saranno dopo, man mano che arrivano, ma direi che possiamo, ci sono già 16 persone che aspettano, possiamo incominciare con gli unboxing. Anzi, innanzitutto, visto che ho appoggiato qui questa webcam apposta, posso anche spostarla per farvi vedere cosa ho preso. Beh, ma già l'avete visto, c'è questa scatola qua che mi è stata data da Marco, non so esattamente che cosa vada a contenere questa scatola e quindi lo scopriremo adesso insieme. Poi c'è questa borsa qui che contiene un videoregistratore, quest'altra borsa qui che contiene un videoregistratore e delle altre cosine che vedremo dopo. Ora io posiziono la webcam sul tavolo, ora capite perché ho dovuto fare questo lavoro qua. Sapevo io che la molletta cadeva. Così il cavo non ci dà fastidio. Vediamo se l'inquadratura è un minimo, minimo, minimo decente. Sì, dai, abbastanza. Incliniamo un po' più in giù. Ecco. Poi al limite lo sistemo la messa a fuoco. Se non va bene, perché naturalmente questa anche è la messa a fuoco manuale. E là, ciao Marco, sei arrivato giusto in tempo per vedere la scatola tua, che è questa, che naturalmente non ci sta tutta nell'inquadratura, ma ce la facciamo andare bene. È proprio una live fatta male questa, ragazzi. Però mandava di farle, poi ormai è tradizione. Prendiamo un coltello dalla punta arrotondata, mi raccomando, e andiamo a togliere tutto il nastro che Marco ha copiosamente messo, chissà perché. Marco, chissà perché. Sì, ciao 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 ciao. Titolo. Ok. Ma veramente quanto scotch ci hai messo? Oh, le luci di Natale, ma io vedo anche un'altra cosa sotto. La tuta. È ritornata la famosa tuta da sci. Vabbè, siamo ordinati. Tanto c'è un bellissimo alberello a fibre ottiche che sono sempre belli. Poi vi faccio vedere meglio una volta che ho svuotato la scatola. Anche se forse c'è un modo migliore per inquadrarvi tutta sta roba che non così come stiamo facendo ora. Aspetta un attimo. Se io prendo questo bello bello sgabello e rimetto la webcam dove c'era prima. Sì, dai, ci si può fare. Naturalmente questa roba la togliamo da sopra il tavolo. Ora la scatola si sta disfando, la appoggiamo qua e così voi mi vedete un po' meglio. A questo punto non aveva più senso mettere la webcam, potevo usare quella del computer. Peraltro non mi vedete in faccia, ma vabbè. Ok, allora c'è un alberello di Natale. Inizia anche a fare buio qua, meglio accendere la luce. Un alberello di Natale a fibre ottiche che ha anche qui la sua base. Qua tutto scaccagnato dalla. Ah, ma
comunque sempre belli. A tema molto natalizia questa scatola, direi. Vabbè, questa è la famosa tuta da sci, se voi non sapete, questa storia della tuta da sci va avanti da qualche anno. Sul canale di Marco c'è un video dove io in un'altra scatola gli avevo messo questa tuta da sci che ha fatto il giro ed è tornata, e secondo me non è neanche l'ultimo giro che fa. Ve la butto lì. Oh. Poi. Quest'anno sono le luci di Natale. Grande. Ok. Ok, poi le luci di Natale, dicevo, questi sono due fili di luci di Natale e un alimentatore ingarbugliato che credo sia quello dell'albero. Adesso appoggiamo qua, poi proviamo tutto quanto. Qua c'è un controller per le luci da discoteca, che questo viene da casa mia, ha già fatto il giro più di una volta, perché questo qua l'avevo dato a Marco qualche anno fa per le sue famose feste in taverna e invece mi è ritornato. Questo so per certo che funziona, infatti se andate a guardare su Instagram mio c'è un video di prova di questo coso qua. E tra l'altro gli avevo anche fatto la modifica per avere l'ingresso esterno oltre al microfono interno per potergli dare un segnale più pulito. Una cosa bellissima, insomma, avevo fatto un bel lavoro. Marco non ha apprezzato, mettiamolo. Poi cos'è che c'è? DC Power Supply, questo è un alimentatore da barra DIN che esce fuori a 38 volt ampere la potenza. Quant'è la tensione di uscita? Ingresso 220 o 110, ma uscita? Oh, non c'è scritto quant'è. Boh, poi magari lo misuriamo, vediamo. Che strano che non c'è scritto, però. Ah, 5 kV. Però. Ah no, ma è la tensione di test questa. Vabbè, non stiamo a perderci delle ore. Dopo vediamo cosa c'è. Qui c'è un faretto a vite da fissare sulle barre, sulle mensole, per capirci, di plastica squagliata, perché qui c'è scritto massimo 25 watt. Scommetto che chi lo aveva prima di me ci ha messo una lampada un po' più potente. E in ultimo, in fondo alla scatola, che è quello che dà peso a tutto il resto, una scatola di dischi, i grandi capolavori, ascoltare e capire la musica. Così tiriamone fuori uno a caso per leggerne il titolo. Engel, concerti grossi. E una puzza di muffa, cioè di antico e prezioso, che non avete neanche l'idea. Grazie Marco, sappi che metà di questa roba ritornerà nella prima scatola che arriva a casa tua. Sappilo, uomo avvisato, mezzo accoppato, si suol dire. Dunque, però qua voi non vedete più nulla, per cui cerchiamo di spostare tutto un po' più giù, così e così. Vedete qualcosa? A vedere. Sì, dai, ci può stare. Così iniziamo a provare l'albero. Allora, abbiamo aiuto, iniziamo a svolgere. Rimettiamo qua sopra, va, così avete un minimo di inquadratura dall'alto, che è sempre bello. Andiamo a scarbugliare qui il cavo di alimentazione dell'alberello. Vediamo se l'alberello va. Volt. Strano, di solito vanno a 12 questi alberelli qua. No, però funziona. So quanto si riesca a vedere, no, ma si vede, dai, anche se è un po' fuori fuoco, ma si vede. Anzi, possiamo anche provare a mettere un po' a fuoco, eh. Dai, funziona. Cioè, così sicuramente vedete meglio che funziona. C'è la ruota colori che gira e fa la luce. È solo un po' sporco, bisogna dargli una pulita, però funziona. Poi bisogna mettergli dei piedini, perché il connettore messo sotto qui sporge rispetto ai piedi che ci mancano e quindi tende a ballare, però si sistema facile questo. Questo lo mettiamo qui, che sono sempre belli gli alberi di Natale. E altrettanto sono belle le luci di Natale. Queste sono blu e vanno in bassa tensione. Naturalmente non c'è l'alimentatore che le dovrebbe far funzionare. Peccato, magari c'è scritta qua la tensione, figuriamoci. Però io un alimentatore di questi qua dovrei avere, peccato che non sono tutti uguali.
24 volte 5 ampere. Ah, ok. Di muffa è sempre bello, sì. Ciao, 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 ciao. Ti saluta Simona, salutala, Giuseppe. Ma insomma, come li hai ingarbugliati, Marco, questi fili di luce? Allora, qua proviamo con un alimentatore da luci di Natale con in giro, sperando che sia quello giusto. Che sta dentro. Questo dovrebbe essere. Niente, non lo trovo, sennò qua ci perdiamo tutta la giornata. Queste vanno in bassa. Queste vanno in bassa. Questa è l'unica spina a 220. Proviamo se vanno queste qui. Poi dopo con calma mi cerco il alimentatore, sennò stiamo tutta la giornata qui a cercare. Queste sono le uniche che vanno a 220, che è il filo di qua, perché l'altro filo lì è pure in bassa tensione e ci manca sempre il suo spinotto. Per cui proviamo solo queste. Queste vanno. Le altre poi le proverò io perché devo cercare l'alimentatore e non lo trovo adesso. Che queste non vanno a 12 volte, quindi non basta prendere il classico 12 volte che ho qui. Naturalmente noi proviamo lo stesso perché siamo curiosi, però presumibilmente non è sufficiente fare così, perché di solito vanno tipo a 24, 32, 36, infatti non fa niente. Proviamo anche su questo. E infatti non fa niente, niente. Poi bisognerà provarle con il loro alimentatore queste. Comunque queste qui funzionano, almeno un filo è funzionante. Anche queste sono tutti polverosi, quindi bisognerà metterli in lavastoviglie. Via, appoggiamoli boh qua. Non voglio avere roba che mi resta per terra dopo. Ho già le mani nere, se ben vedete. Siamo solo all'inizio. Questo, a parte il fatto che è squagliato, dovrebbe funzionare, almeno credo. Ci va una lampadina 14, vediamo cosa ho qui. Oh, una lampadina 14, può far bacco. Tra l'altro, nella sua versione più antica di questo, in metallo, funziona perfettamente. Funziona. Perfetto. Ora la lampadina qui la rimettiamo al posto suo nell'altro faretto. Questo lo teniamo da parte, che queste cose vengono sempre buone. Magari mettendoci una lampadina LED così da non avere più problemi di squagliamenti strani. Coltello lo tiriamo via, questo lo appoggiamo qui e andiamo avanti con le altre cose da provare, che sono poi quelle più succose. Allora, innanzitutto un meraviglioso videoregistratore Funa e quattro testine in pura plasticaccia. Sentite la plasticaccia, il rumore proprio. Non ha neanche il display questo, c'ha addirittura i LED per indicare il funzionamento. Veramente è prezioso, molto molto prezioso. Vediamo almeno se si accende. Accendersi si accende, sia standby che function, ma io sono sicuro che se ci metto una cassetta questo se la mangia, ma proprio sicuro. Per cui lo apriamo. Tra l'altro, i videoregistratori Funai non sono fatti per funzionare aperti, quindi darà un sacco di problemi con i sensori di luce. Però mi serve la sedia, che ho lasciato di qua. C'è un'altra. Un'altra qui. E infine un'ultima qui. Ah no, poi ci sono le altre due dall'altro lato che non ho ancora tolto. Sono qui, tanto vediamo se per caso arriva qualche messaggio. Ehi, Funè, andati di Matteo Rossi.
Soi, amati sono, sì. Sono amati da tutti i riparatori funai, proprio sono l'incubo dei riparatori, perché ci farò un video comunque su questa cosa, l'ho preso apposta per farci un video, perché i funai, come vedete, sono incaccagnati dentro, sono costruiti male, nel senso che ora io, per fare qualunque intervento di manutenzione, va smontato tutto. E non è affatto agevole la cosa. Mettiamo una cassetta finta perché io non mi fido proprio per niente di questo. No, la carica e la sputa fuori. L'ha caricata. Un play ci va? È andato in autospegnimento. In play non ci va. Allora, probabilmente la cinghia di caricamento. Come no? Sì, vabbè, la cinghia di caricamento fa finta di essere buona. Quella sotto è sicuramente finta. E per cambiare la cinghia a un fune ci vuole una giornata di lavoro. Quindi non è una cosa che possiamo fare ora. Però ci facciamo un bel video su questa cosa qua. Ora lo prendiamo, l'ho appoggiato sul bagnato perché sono un gran furbacchione. Voi direte perché il tavolo è bagnato? Perché chi ha visto su Instagram prima stavo saldando, ho dovuto bagnare la spugnetta e naturalmente poi, come sempre succede, la spugnetta ha sgocciolato in giro. Allora, le viti, avvitiamogliele in qualche maniera che non si perdano. Oh, va chi è arrivato là sotto senza dire una parola. Che faccio? Ti metto in onda? Non ti sento però, aspetta un attimo. Aspetta un attimo te. Sta lì. Ti metto in onda? Però non ti sento. Ma non ti sento sarà sicuramente colpa mia che non ho attivato il preview audio di qualche genere. Io ti aggiungo intanto. Senti, Manuel, Ora non sì, ora sì, ora sì, ora ti sento. Ti sento solo quando ti metto in diretta. Comunque, signori, vedete che abbiamo qua, in diretta dal magazzino più amato d'Italia, ma abbiamo qui quando mai? il più famoso magazzino, quello con tanto di spot pubblicitario anni 90, che è proprio come si chiama? Al mercatone di Fizionasco gli fa un baffo. Ma sei col cellulare? Eh sì, vedrai. So, pensavo che avevi attrezzato una regia analogica con camere VHS. Perché sono Comunque, arrivato forza in fretta e furia, cioè non c'avevo tempo. ma potevi arrivare con calma, tanto io stavo ancora tirando fuori le cose che ho preso io da Marzaglia, tipo questo bel videoregistratore Funai con le testine, con le cinghie finite. Chi lo sa chi te l'ha dato, eh? Vero? I nostri amici di Marzaglia, adesso non diciamo chi, manteniamo un anonimato segreto. Certo. Se no, poi la gente si offende. Comunque, non ti preoccupare, l'autore verrà citato nell'apposito video di questo apparecchio. Adesso, lo chiudo. Ma tu hai già ospiti lì in diretta dal magazzino o sei ancora solo? Io sono ancora solo qui. Povero Dario. Qualcuno, per favore, vada a Vinci a fare compagnia a Dario che si sente solo. No, comunque io ora comincio a sfuffare queste scatole perché qui c'è troppa Mi dai un roba. minuto, Dario? Mi dai un minuto? Ti lascio completamente a te lo schermo. Voglio provare queste ultime due cose che sono qui, cioè la piastra Teach che ho comprato e il videoregistratore Thompson. Anzi, quello non lo provo nemmeno, vi faccio solo vedere com'è fatto. Sì, intanto a propinqua, ti portati le cose lì. Sì, ma io ce l'ho qui accanto, cioè, sta lavatrice che la sposto, però questa non viene da Marzaglia, viene da Ferrara. Comunque, questa qui che non si vedrà mai perché la luce si oppone, è una piastra Teach a carica orizzontale e si accende. Si è acceso il LED dello standby, vedete? Quindi proviamo ad aprirla. Che è? Ti tolgo dalla diretta un attimo, Dario, ti rimetto dopo. E non s'apre, non dà segno. Ah no, ok, quando la luce è spenta, l'apparecchio è acceso. E si apre, ragazzi, la meccanica della cassetta si apre rarissimo perché di solito queste finiscono tutte in discarica, semplicemente perché la cinghiettina della cassetta non funziona più.
che è il motivo per cui quella, la Denon che ho di là ho preso, l'ho presa a 5 euro. Anche questa l'ho presa a 5 euro, non ve lo nascondo. Prendiamo la nostra cassettina no copyright. Dov'è qua la camera? No copyright, se vabbè. Apri. Carica la cassetta. Ok. Stop. Non facciamola partire ancora perché prima bisogna collegare l'amplificatore. Ed è un problema perché è attaccato al computer adesso. Vabbè, facciamo così, vediamo intanto se gira. Quindi togliamo il coperchio. Ho visto andare 7,50 in coda, bellissima. Bello il pandino. È marcia, ragazzi, è marcia quella 7,50. Lo sa anche Dario. A casa, famosissimo youtuber elettrico. Sì, esatto. Viene da Ferrara, da casa di Matteo, quella lavatrice lì. Comunque adesso, tra poco, rimettiamo in diretta Dario, che vi fa vedere tutte le cose. Qua. Sono finito, sì. Questa è l'ultima vite. E vediamo se la meccanica gira come si deve, e poi dopo gli diamo il segnale di uscita del lavoro. Che c'è molto da vedere perché è tutto abbastanza coperto, ma andiamo in play. Gira! Incredibile! Vediamo dall'altro lato. E gira anche dall'altro lato. Voi forse non lo vedete perché si intravede appena le bobine che girano qua sotto, però sta girando. Urge collegare l'uscita audio a questo punto. Uscita audio che colleghiamo qui al line out con un poco di cavetti, tipo questo qua ad esempio, sì, eccolo, però questo mi serve per attaccarlo all'amplificatore che è di qua, e qui a questi due dobbiamo andare a collegare questo. Uno, due, 3, 4, andiamo in play. E suona anche bene. Approvatissima, perfetto. Questo è stato un acquisto favoloso. Devo ringraziare, non ricordo se Marco o Matteo che me l'hanno fatta vedere perché io non l'avevo notata. Ma assolutamente un ottimo acquisto. Ora la metto via perché ci dovrò pulire le testine, guardarla un attimo prima di prendere il suo posto in salotto, e soprattutto perché Dario mi scalpita e fra poco mi uccide se non gli do la diretta, mi sa. Infatti mi è arrivato un messaggio WhatsApp, vediamo chi è. No, non è lui, pensavo fosse lui. Allora, approfittiamo del fatto che Dario sta ancora spostando cose e vi faccio vedere questo, ragazzi, questo nuovo, ancora con la sua pellicolina, vedete qua la pellicolina, con l'uscita HDMI, due prese SCART di cui una già sfondata, signori, antenna coassiale RGB. Questo videoregistratore DVD targato Toshiba è in realtà un Funai ed è una delle peggiori merde che ci siano in circolazione, e ciò nonostante vengono venduti a un prezzo folle. L'ho comprato, quando l'ho visto lì, l'ho comprato apposta per farci un video su questo argomento. Ora io vi faccio vedere semplicemente com'è dentro, senza approfondire più di tanto, giusto per farvi capire di che cosa stiamo parlando. E poi appunto gli dedicherò esplicitamente un video più avanti. Proprio a confronto con quell'altro videoregistratore Funai, anzi, a confronto lo possiamo fare anche subito, visto che ce li ho qua tutti e due. Ok, togliamo il coperchio. Vedete com'è fatto all'interno? Perché cerchiamo di inquadrarlo il meglio possibile. Con qua. Ok. Ok, meglio di così credo di non riuscire ad inquadrarvelo. Praticamente questo videoregistratore è un patchwork di pezzi diversi. Il digitale terrestre è questa schedina qua,
ed è uno di quei decoder della MP Man che si attaccano dietro ai televisori sulla SCART, per capirci, con il suo firmware che è dentro questo chip qui, ed è tutto lì. Il videoregistratore, che è questo, non è altro che una meccanica funai di merda, e caso... Ah no, l'ho chiuso l'altro, se no ve lo facevo vedere. Ed è esattamente identico a quello che avete visto prima. Poi la presa SCART secondaria è attaccata con un flat volante ed è appoggiata quindi poi sulla lamiera, e quindi naturalmente dopo un po' di utilizzo si sfonda, questo è abbastanza logico. Poi c'è questa schedina che è un convertitore video comprato a parte e appiccicato sopra, che semplicemente converte il segnale per buttarlo fuori sull'HDMI, e questo lettore CD che, se non sbaglio, è di derivazione Samsung o LG, non mi ricordo, se si apre il coperchio sotto c'è scritto. È un patchwork, questa cagata veniva venduta tipo 400 euro da nuova, me lo ricordo perché a quell'epoca lavoravo in una società di service che ne acquistò due di questi apparecchi qua. Ah, e poi c'è questo pulsante che vaga libero nella meccanica, che chissà dove andava, forse era sul frontale, non l'hanno ricollegato, che questo è già stato aperto da qualcuno prima di me. Comunque, così a occhio non vedo niente di spaccato, non lo proviamo adesso, perché sicuramente se ci hanno messo le mani un motivo c'è, e poi ci farò un video dedicato a questo apparecchio qui. Quindi ora lo leviamo dai piedi, così possiamo andare a dare la linea al nostro caro amato Dario, che ci segue direttamente. Tra l'altro le viti sono quattro, ma tre sono le sue e una no. Vabbè. Adesso scusatemi un secondo che metto da parte le viti prima di perderle, e sono subito da voi. Eccolo qua. Olè. Ci siamo, Dario. Perfetto. Mi senti? Sì. Ti ho dato la linea, sei in diretta. Allora, ho già aperto questa scatola, una che viene da Marco. E come faccio a mettere in diretta solo te? Ah. E allora, dentro c'era una lampada e 40 a vapori di mercurio. Beh, sempre belle queste lampade qui. Tra l'altro non consuma nemmeno tanto, è da 230 watt solo, quindi sempre bellina. Una cassa da computer, una sola, una torcia a pile, una placca da scatola Telecom, ma vieni pure te, Emanuele, che si commenta. Ah, a proposito, Dario, volevo dirti, se tu ti mettessi in... orizzontale, forse sarebbe meglio per il pubblico. Lo so che tu sei un Instagrammer, però. Ma io c'ho il telefono, ma che cazzo faccio? Tieni in orizzontale il telefono, io video con cosa li faccio. Così. Ok. Una placca di una presa brutta. Due joystick per la PlayStation 2, mi sembrano, che comunque io ce l'ho la PlayStation 2, quindi fanno comodo. Un rilevatore di metano. Che me ne faccio di un rilevatore di metano? Non lo so, ci guardi il metano. Questo aggeggio che è, secondo te, Emanuele? Quello credo sia un motorino, una pompa, no? Ah no, è un pressostato per i compressori, il compressore. Gira e lo capirai anche tu, con i fili verso sotto e la calotta verso sopra. Sì, sì, così, così. Esatto. E poi un ventilatore senza pale, attenzione, perché... ora non usano più i ventilatori con le pale, si usano quelli senza pale. Ma no, ma soprattutto i ventilatori, Dario, sono una cosa pericolosa, perché uno metti che mette sulla testa mentre sta girando, gli tagli. Invece senza pale sono molto più sicuri. Senza pale non sono pericolosi, a prova di bambino. Esatto. E qui dentro c'è questa meraviglia. Questa è enorme, questa è pesantissima. Fa l'invidia di tutto il pubblico questa lampada. Questa mi servono due mani. E beh, poi c'è sull'apposito supporto. Con un vetro e con un'altra lampadina a mercurio, sempre. Sempre belle. Ma questa lampada dove la metto io? Il soffitto è alto 3 metri, no? Non c'è, è troppo grossa. Ma la metti da qualche parte, insomma, in un magazzino ci vogliono quelle lampade, si sa. Certo. Giustamente, no, io ho messo via le viti poco fa del videoregistratore in un secchiello per non perderle. Ora ci ho messo un piede sopra e ho rovesciato il secchiello, così le ho perse. Poi vabbè, allora, qui c'è questa scatola che in realtà è stata, c'è un po' di roba presa lì al mercatino, un po' di roba raccattata,
tutto questo materiale della Magic preso per un in stock, poi una presa trifase che qualcuno ha già visto sul canale di Matteo probabilmente, un amperometro e un quadretto con un interruttore antico e prezioso. Prezioso. E qui è finito qui. E ora bisogna che apra la scatola. Ah, vabbè, qua c'è tutta la roba sciolta che era in, Dario, ci chiedono se l'insegna della Grunding che tanto ti piaceva alla fine l'hai comprata. Ma l'hai anche già appesa, non dico altro. Attenzione, attenzione. E non si accende più. Si accende, sì. Ma è bellissima. Sarebbe stata bellissima te l'avessero data gratis. Vabbè. Ecco l'altra vita dove è finita. Teniamola accesa, vai, che fa atmosfera. Poi qui c'è tutta la roba sciolta che era in macchina, proprio buttata così a caso in macchina. In realtà, la roba una volta era in una scatola, ma siccome la macchina era piena a morte... Era piena, cioè, lampadine da pollaio. Da pollaio? Sì, quello che ho detto è quella per i polli, quella rossa, no? È la lampada scaldante. Trasformatori, interruttori antichi, alimentatori, inverter, ventoline, flop, schede, una molla bella che me l'ha fatta prendere Manuel. Chiede Ale, ma poi non sono in trifase quelle lampade a mercurio? No, sono monofase. No, poi Giuspino chiede, Dario, se non sbaglio non hai un impianto degli anni 60? Comunque visto altri gruppi Facebook. No, chiedeva se tu l'impianto ce l'hai degli anni 60, l'impianto elettrico. A casa sì. Ma poi in realtà sono parti degli anni 60, parti degli anni 80, 90... Come è sempre bello, no? Queste cose un po'... Ogni stanza ha una serie diversa. Sì, ogni stanza ha una serie diversa, esatto. Per variare, se no alla fine viene a noia, no? Certo. Se no è noioso. Vabbè, cavi dei floppy, cavi... Blah, 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 blah. Questo subwoofer orrendo che mi ha dato Manuel... Non è orrendo, dai, lo puoi mettere in camera nel mobile del proiettore. Per questo poi gli viene via anche il tappo. Se ma quello perché lo lavare il lavastoviglie, è fatto apposta. Ah, certo. Si toglie, ci lava e si rimette. Ma questo, scusa Manuele, ma se lo metto in camera... Ah, il volume è dietro. Sì, è dietro. Sono quelli da computer, è come quello che ho qua montato io sul mobile. Uno deve andare dietro con le mani a ricordare. Guarda che questo qua, lo vedi questo che ho qua sopra? Questo c'ha la manopola del volume davanti, ma dietro c'ha la manopola dei bassi e l'interruttore per accenderlo, tutto dietro. E ogni volta bisogna spostare quelle scatole che stanno qua per accedere agli interruttori. Quando saremo dittatori, gli interruttori devono essere tutti davanti, e in bella vista e grossi anche. Assolutamente, quelli industriali. Sono stimini pulsanti di elettronica. Allora, e ora rimane la scatola di Manuel, che apriamo con una mano sola. Dario sa fare tutto con una mano sola. Ah, allora, una molla. Ma l'hai aperta dal lato sbagliato, però, mi sa, sai? Ormai. Una molla, e vabbè, io ammucchio tutto lì poi. Un paio di scarponi da lavori, insomma. Esatto. Così scarponi da lavori. Che a me non vanno, perché sono tipo 41. Poi c'è una prolunga telefonica. Sì, una prolunga telefonica senza spina, però. Non so se c'ha il plug, quello, e quindi si è avvolto dentro. C'ha dentro. Non me lo ricordo, Dario, non me lo ricordo. C'ha la doppia presa con il plug e la tripolare. Un secondo, che sono arrivati un po' di messaggi. Manuel, scusami, ma volevo chiederti, secondo te, se un computer, se si accende e le ventole vanno al massimo con la scheda video, non fa vedere nulla, nonostante è fusa la scheda madre? No, può essere anche solo che ha la pasta termica cotta, però se l'hai fatto andare parecchio con la pasta termica cotta, può essere che l'hai bruciata. Fantastico, impianti immortali, peccato che non hanno una differenziale messa a terra. No, ma da Dario c'è una messa a terra molto fantasiosa,
e ci sono svariati differenziali. Sì, esatto. Cioè, quella mania di cos'è sta mania di lavare tutto il lavastoviglie? Lo vuoi spiegare tu, Dario? No, vabbè, è una mania tua, ora me l'hai attaccata, però... Certo, è una mania mia, certo. Chi è che ha messo gli isolatori ieri nostro? La verità è che molte cose ingrasciate di mercatino, lavarle a mano c'è da morirci. Se tu le metti in lavastoviglie vengono fuori nuove, quindi è presto fatto. Aspetta, va, che qui c'è un ospite che mi chiede... Che è l'ospite! Ah, ma non è arrivato, non è alla porta che bussa l'ospite. No. Peccato, peccato. Però abbiamo un po' spoilerato troppo così. L'ho messa nuova perché ho preso Marzaglia senza che si fa trovare qui. Ah, può essere Andrea che l'abbia bruciato chi l'aveva prima di te, allora. Se più che un cavo scart senza un... Che me ne faccio di questo cavo scart? Funziona lo stesso, è il coso esterno, è solo la schermatura ausiliaria, spesso non è neanche collegato. Poi mancano sempre i cavi SCART. Poi uno sdoppiatore da antenna della misura quella grossa. Che viene buono con tutte quelle prese d'antenna enormi che hai comprato. Sì, è vero. Una ciabatta tipo quella che hai te, giusto? Sì. Con la differenza che è questa, aprila. Gli manca i laterali. Gli manca tutto. E che me ne faccio io? Così d'arredo, poi si sa che al magazzino Allegri solo roba marcia. Ciao Luca. Con la terra e basta, si può fare una ciabatta per la terra. Scatola da 4, non so se è da cartongesso, da che cos'è. È una scatola elettrica da 4 moduli, però non so dove vanno montate le scatole fatte così. Sì, ma è SIP, vedi? È roba telefonica, infatti è strana. No, si è montato su una placca bidicino da 4 su quella. Ah boh, allora vabbè. Poi un chi è sto robo? Non lo so. Ah sì, è un'elettrovalvola. Un'elettrovalvola che cosa fa? Nulla. Gli dai corrente apre o gli dai corrente chiude? Non lo so se è un apri o un chiudi. Porta robe. Esatto, tipico cosa da mettere sul tavolo per metterci le vidi, cacciaviti qualche cosa. Un galleggiante di una pompa che grida scalda bagno del magazzino. E che te ne fai di questo? Accende una spia rossa dell'abiticino di quelle che hai comprato che ti dice che è finita l'acqua. Ah. E in futuro accende una pompa che riempie il magazzino, il coso. Vabbè, se una pompa, se c'è l'acqua non serve riempire il serbatoio. Ma sì, le tradizioni. Quello serve per attaccarlo all'aerosol e gonfiare le gomme. Quello, sì. Questo qui c'è. Non ricordo cosa sia. Una scatolina con... Ah, il lampadario, il coso del lampadario. Ah, la coppetta del lampadario per quella crocchio orribile che avevo fatto in lavanderia. Esatto, una chiave da... Questo, sai dove sta bene quello, vero? Fuori lì, esatto, non serve a niente, però è bello. Cioè, si mette lì così, non serve a nulla, però ci... No, però... Lo so, lo usi per accendere le luci, non lo so, poi è un interruttore a chiave, sono quelli dei cancelli, un commutatore a chiave, quindi poi non so, magari lo puoi usare per i treni. Si è rovesciato tutto. Perché l'hai aperta dal lato sbagliato. Aspetta. Si vede qualcosa così? Sì, come no. Anzi, ti consiglio di lasciarla così, che è anche più comodo. Solo che ti stai pezzato. Non ti vedo più. Non mi vedi più? Si è frizzata l'immagine. Vedi? Mi senti? Sentirti ti sento, ma l'immagine è rimasta bloccata. Aspetta un attimo. Che posso fare? Io non ho fatto nulla, l'ho messo lì e basta. Prova a toglierti e rimetterti in diretta. No, non ti vedo più. Prova a uscire e rientrare dal link che ti ho... È tornato, a posto. Perché? Non lo so perché. Boh. Ora ti vedi? Sì, ora si vede. Ok, allora aspetta un attimo, però, che prendo
una cesta, perché sennò lì si fa un mucchio di roba e poi... Intanto recupero due messaggi, scusa un secondo. Vabbè, intanto che è, io ho recuperato le viti, ho riparato, ho rimontato il pezzo. Tra l'altro ho inciampato in quest'angolo qua e questa lamiera si è piegata a 90 gradi. Ho dovuto avvitarci qui sotto la mattina per tenerla ferma, giusto per dirvi la qualità costruttiva di questo oggetto. Oltre che le cose sfondate, ma lì basta riavvitarle. E poi il dramma sarà questo, la meccanica funai, ma ne parleremo. Torniamo quindi a noi. Vedo Dario che è tornato e gli lascio la parola. Intanto mi è arrivato un messaggio, lo recupero un attimo e torni. Allora, poi qui ci abbiamo un regolatore per le piantane, per le lampade, quelli molto anni 90, insomma. Manuel? Sì, ce l'ho messo io, lo so. Se è roba molto tua, io ne ho troppi di quelli. Ma che a me non mi arbano, spenta acceso, no? Che è sto regolazione? A me lo vieni a dire, a me. Accendi gas, perché c'è anche il gas, perché ci hai messo il tonaggio. Sì, c'è anche il gas, ma è di quelli che accendono una volta ogni sei, per cui tanti auguri. È proprio una roba molto tua. Come quello che ho avuto, infatti, per lo zampirone. Infatti... Pensa che quello l'ha riparato Matteo e non ti dico altro. Devi togliere il blocco di sicurezza che avevo fissato con lo scotch per non farlo sbloccare. Sai com'è? No. Metti che si accendeva nella scatola. Non parte. Ogni tanto parte, a piacere suo. Poi. Il fagotto. Vabbè. Oh, che dai, pezzi di una lavatrice. Sì. Pezzi di lavatrici, ammortizzatore, una cinghia, un pressostato, un interruttore, una serratura elettrica per lo blow, vabbè, questo si lascia lì, questo stacchetto. Un altro del sdoppiatore antenna e due molle, che le molle sono sempre belle, le molle. No, si rovescia. No, si rovescia. Oh, allora. La borsa della vecchia zia morta. Sì, vedo. Questo che serve a niente, questo qui. Non serve a niente nulla di quello che c'è nella borsa della vecchia zia morta, se no non stava lì. Questa è una scatolina della vecchia zia morta con i tasti morti della vecchia zia morta. Quella è tutta roba della vecchia zia morta, perché quella borsa viene dallo svuotamento di un cassetto, di un mobile, di una signora che è morta di vecchiaia, veramente. I ritaglini del Defende... E il pezzo deve ancora arrivare. Una garza che se te la metti ti prendi un'infezione. Aspetta, ti lascio la schermata piena e non commento più. Come? Ti lascio la schermata piena per mostrare le meraviglie della zia morta. Un cavo SCART che la vecchia zia morta non usava, però che le vecchie zie morte sono i per attaccare il decoder al suo televisore Mivar. Che bello questo cavo di alimentazione da computer, insomma, però con il cavo antico. Sì, e senza terra, soprattutto. Come senza terra? Ah già, è vero. La terra è finto, perché i fili sono due. È finto, sono due. Vabbè, ma la terra non serve. Tanto il computer è solo tutto di metallo, cosa vuoi che serva? Una prolunga da cose... coperte le elettriche, quindi questa era della vecchia incendiarie. Eh? Incendiarie le coperte. Un'altra prolunga da coperte o roba simile, quelle che ora cominceranno a prendere fuoco perché si entra nel periodo, no? Un cavo di boh, che è il cavo per i panni.
Credo di sì, credo di sì. Ma è fine, 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 tutto si rompe. Se tu l'hai spersa. Oh, queste mi mancavano. Lo so. Avevo quasi pensato di toglierle, ma ho detto no, a Dario servono di più, lasciamole nella borsa, diamogli la borsa tutta intera com'è. Ciao, il nastro telato, il nastro telato. Per riempire la cassetta del pronto, almeno Dario adesso ha delle cose per riempire il pronto soccorso del bagno, che è finto. Quella garza gialla. La garza gialla, il nastro telato e tante altre cose che troverai scavando, vedrai, vedrai. Alimentatore 29 volt. Sì. No, 8 volt, 8,4 volt. Che è questa alimentatore? Sarà di qualche lampada, di qualche cosa, non lo so, di qualche radio. Uno specchio, occhio a non romperlo. Una garza sterile, sì, sterile per modo di dire. Garza scarpe. Un'altra garza Artsan. Andata fuori. Questi sono i porta occhiali del vecchio zio morto. Molto probabile. Uguale, leghini, cencini per occhiali, un coso di una presa inglese, che è questo? Un pezzo di una presa inglese? Sì, sono quei pezzi che si incastrano negli alimentatori. Ah. No. Sai, quegli alimentatori che hanno la spina intercambiabile, no? La vecchia zia morta! E per quello io te lo dico con cognizione di causa che quella è la borsa della vecchia zia morta, così com'era tutto il cassetto. Ancora garze pende, un portaocchiali, una custodia portafoto con le foto della del vecchio zio morto, fra l'altro, e della vecchia zia morta. Aspetta Dario, ci chiedono a cosa servono queste cose. La risposta è che sono state prese tutte insieme in stock così com'era, non è che è roba che era da buttare, altrimenti non stava lì. Dario, ti ho perso, non ti vedo e non ti sento. Abbiamo perso Dario, era un caro ragazzo e adesso... Padre Pio. Aspetta, devo uscire che l'ospite deve arrivare e sta chiamando. Oh, è arrivato l'ospite. Vabbè, allora intrattengo un po' io, poi torni tu quando ci sei. Bene, voi non lo sapete naturalmente, voi 15 che siete rimasti, che eravamo circa il doppio, un'ora, mezz'oretta fa, insomma, quando abbiamo iniziato, ma oltre a Dario c'è un altro ospite in questa live che però non apparirà in collegamento, ma è proprio lì fisicamente al magazzino di Dario, una persona che praticamente tutti voi conoscete e quindi adesso non inizio a parlarne troppo perché lo vedrete fra poco. Nel frattempo, tornando a noi, io posso richiudere tutta sta roba? No, vabbè, questo qui, il videoregistratore che è qui sul tavolo, non lo chiudo perché magari nei prossimi giorni ci faccio un video, però lo levo di qua perché dà fastidio e non ci mettiamo a provarlo adesso perché immagino che a breve dovrò ridare la linea ad Dario e quindi... E dai, stai ferma, non cadere. Da. Allora, quindi questo qua lo levo dai piedi, così libero il tavolo e riprendiamo la piastra cassette, sentiamo un attimo... la piastra e poi puliamo le testine, vediamo come sono messe. Voi così però non vedete nulla. Vi rimetto dall'alto come eravate prima, così avete una visione più comoda e soprattutto io non ho roba per i piedi mentre lavoro. Ok, questa è la piastra. L'ho ricollegata, non l'ho ricollegata, questo è il cavo audio e questo è il cavo audio di uscita, 1 e 2. Anche il Dolby direi che funziona bene. Proviamo a estrarre la cassetta, vediamo se esce. Direi che esce molto bene, senza incastrarsi stranamente, quindi
c'è, io credo che Dario rivoglia la linea. Sì, 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 la sì. Linea. Eccoci. Eccoci qua, chi abbiamo? Siamo in live. Eh sì che siamo in live. Siamo in live. Così in una live, proprio così, a buttare il... Cioè, e poi mi trovo davanti a un faro meraviglioso. Di chi sarà, chi live, sarà? Naturalmente. Ma sei arrivato giusto in tempo, Matteo, per l'unboxing della scatola della zia morta. Esatto, questa, vedi, vedi, cioè, cioè, una scatolina di là, di latta. Ma che apri, aprila la scatola, aprila, Dario. Aspetta che tengo io il telefono, facciamo una cosa. Vediamo se... Le siringhe di vetro, oddio! Ma se io lo giro, non lo vedete meglio, sì, scusate. Sì, giralo, bravo. Lo vediamo meglio, anzi, ti do tutta la linea a te, adesso mi levo dei piedi. Giralo, giralo, giralo. Ma mi metto io a fare cinture, da cameraman che viene molto cinture, meglio. Cinture, cinture del marito della vecchia zia morta. Una benda. Ma facciamo vedere bene questa roba perché deve essere preziosa. Boh. Ma che cazzo è sta roba? Questo è un tutore. Un tutore a me sembra una cinta di forza. Ah, una... No, è un tutore per il braccio. Un lumino da cimitero nuovo, fra l'altro. Sì, ma non è che c'è da metterlo qua da qualche parte, sì, lo dobbiamo già anche già accendere, non lo so. Bende, bende, bende. Era piena di bende sta borsa. Ci sarà un motivo se la zia è morta. Yes. Ma che è sta roba? Sono sacche per fare le... Sacche per le flebo. Dai. Poverina, deve essere morta male. Comunque, zia. Stavo notando adesso, meravigliosa, eh? Il Grundig, poi c'è un fondino di monetine, di garze, di una candela. Andiamo avanti. Ma quanta merce preziosa, ecco, c'è? Bravo. Il decodificatore. Tele più. Questo è un manuale di istruzioni, dai. È antico e prezioso. Una cesta di legno che so di chi, so da dove viene. Sarà un cassetto. È il cassetto della vecchia zia morta di cui sopra. Ma io quello me lo ricordo. Un modulatore. No, questo non me lo ricordo. Questo non me lo ricordo. Non puoi ricordare perché l'ho comprato per Dario la settimana scorsa al mercatino. Quello invece me lo ricordo. Ma come mai Manuel si sente tipo sull'Himalaya, lontanissimo? No, non mi sembra lontanissimo a me. Questo te... Quello è bello, eh? Ah, wow, ma mancano i... Ma si recuperano. Ma poi se la lancetta è piantata, sì, basta dargli un colpetto e poi torna. Ci sono i bricioli dentro. Bisogna smontare tutto, ma poi si sistema. Sì. Mica è marcio, no? Rispetto al resto. No. Un alimentatore. Non è un alimentatore questo. Io questo me lo ricordo quando l'abbiamo raccolto. È un giro arrosto. Un giro arrosto. Certo, e so anche da chi viene. Una spina trifase senza una fase, bifase, bifase, una spina bifase. Esatto. Una supposta che è no, ma che è sta roba? Paretti sono supporti per paretti. Sì, a me sembra che siano più distrutti che altri. Roba è? Supporti per paretti. Che ma non brutti, sì, che poi i faretti manco ci sono. No, c'è solo il supporto. I supporti sulla parete senza pareti. No? Esatto. Ora usa il minimalismo. Ma per curiosità, quanta gente c'è in live adesso? Una ventina di persone. Addirittura! Ma erano di più prima, erano tipo 30. E qui, questo che è? Gomme? Boh. Incastrini. Abbiamo ancora... Ah, c'è preziosissimo il bigliettino della Cartel. Sì, beh, e ce n'è scala, certificato di garanzia. Questo è un coglione chi non l'ha preso. La garanzia di, cioè, qua di c'è il codice, qua c'è il codice di colui che ha preso questa roba della carta, è preziosissima. Mica vorrei buttarlo questo. Fa questo tappo qui, vedi se è ricomposto. Vabbè. Ma quindi tutte queste scarpe, queste cose. È tutta lì dentro era. Non ho parole. Un'altra lampada
a mercurio è sempre buona. Comunque qua non ce ne sono molte di lampade a mercurio da montare, anche se effettivamente si picchia la testa se la monti. Però ci starebbe. Dario, ma che dici? Dario, mi senti? Che dici? Lo prendi tu il telefono e facciamo un tour del magazzino un attimo, visto che c'è lì l'ospite. No, ma posso anche tenerlo io il telefono, se la persona qua... No, fammelo tenere a Dario il telefono, che voglio vedere la tua faccia quando guardi il magazzino. Beh, già io qua vedo che c'è un bel ripiano di televisori, che... Vabbè... Quello è niente ancora. Onde, una sega, no, però. Misto per no, là, sì, misto mare, proprio là, troiai. Già questo, tutto sto coso. Qui c'è le vernici, perché io c'ho da verniciare, fare dei lavori. Non c'è mica da non verniciare, andiamo già a posto, non c'è mica da verniciare. Ma quelle finestre, quelle porte lì, chi crede le abbia fatte ora? Vabbè, no, allora, c'è tutte quell'altre, c'è. Poi sono dei CD da panda nuovi. Sì, quello lo devo dare, sì, nuovo. Nuovo, già sbiadito. Nuovi, certo, nuovi. Questa si commenta da sola. Il pesce, l'avete giusto, fatto vedere il facciamo pesce. Vedere il pesce. Avete fatto vedere il pesce. Però ci andrebbero messe delle file dentro. Ma hanno voluto appioppare sto coso orribile che con le file dentro suona e si muove. Ma non ho capito quel cerchione lì a fianco che... questo è un ricordo, come si vede, vedi? Vedi il ricordo. Faltognano 38 2020. Fatto noi con una bella pietra. Ah, certo. Certo, ce ne vuole piegare un cerchio. Vabbè, così. Giustamente a fianco del pesce. La lavatrice... Ma funziona? Caruccia. L'ho provata senza acqua, cioè centrifuga, scarico, va. Poi quando la porto a casa provo con l'acqua. Già è buono. No, vai, è perfetta. Ora bisogna tradurla, perché è tutta in tedesco. Vabbè, ma c'era pure qualcuno, cavi marci, qua, questi... No, questo ce l'ho messo io. Però su, questi cavi, dico, questo, via. Che... Questa è una prolunga enorme in 6 pezzi. Minimo, forse anche 7 o 8. Completamente di... Notare... questo è il tocco di classe. Cioè... Questo è proprio il tocco di classe. Imparagonabile. Poi vabbè, c'è della roba per Matteo, anche dei doni. Certo. Una cassa della Gemini che non funziona. Quella piglia. Una piastra marca. Bellissima. Preziosa, della Gemini, sì. Poi c'è altra roba. Ma prego, prego. No, ma prego. Devo varcare la porta. Spingi, spingi, è la molla. La molla che apre a contrappeso. Mario. Perché, certo, quando è caldo a casa mia, che c'è 30 gradi in camera mia, minimo 30 gradi. Ma qua si dorme. Che qui c'è fresco. Dario, sta inquadrando niente, sta inquadrando per terra. Questa comunque è una collezione di scherzi. Devo portarti dell'altra roba per ampliare questa collezione di aspetta, vai, facciamo un po' di luce. Facciamo un po' di luce. Qua ci sarebbe da ampliare questa collezione di televisori con delle cose anche, perché si possono ampliare queste collezioni. Vedo anche altri televisori là, tra l'altro. Perché ci sono già dei monitor là? Ed è questo il motivo per cui tu sei lì, Matteo, in questa live in diretta. Fammi capire perché ci sono dei monitor là. Quei monitor là sono quelli che tu dovevi andare a prendere da Patrick. E che io e Dario siamo andati a prendere. Io e Manuel siamo andati a prendere. E quindi adesso li devo caricare, non devo andare a Roma in macchina. Esatto. E ma me lo dite così? Come se lo dobbiamo vedere in diretta la tua faccia, scusa. È una cosa meravigliosa, cioè io posso anche scendere in treno allora. Stavo diventando matto per sistemare, fare, eccetera. E me lo dite così? Perché io è una vita che ti dico che devi andare al magazzino di Dario. Devi andare al magazzino. È meraviglioso, questa cosa è meravigliosa. È da maggio che sono questi fondi. Da maggio che sono da qui. Maggio! Sì. Nel ponte del primo maggio siamo andati a prendere. Ma prenditeli. No, non mi diventare resa. Ma mettiteli, ma prenditeli. Cioè, è incredibile questa cosa. Eccoli, la seguiamo la vita. Armadi su armadi, ma sono pieni di roba queste immagini. Sì, più o meno, sì.
Vabbè, ma tutta roba preziosa, ma ovviamente. Perché c'è tutti questi teli sopra? Per la polvere. Vabbè, qui c'è la lavatrice da riparare. Questa vasca non ha commenti. Loro sanno perché ci sono questi sanitari belli. Sono terribili. Sono bellissimi. Sei andati a prenderli a casa della zia morta pure quelli. Non ho parole. Non ho veramente parole. Ma quindi io non ho bisogno di andare giù a Roma? No. Cioè, devo andarci per lavoro, mi ero organizzato tutto e non ho bisogno. Ci vai comunque per lavoro. Ci vado in macchina, che senso ha che ci vado in macchina? È meglio, vedi? Cioè, è tutto meglio. È meraviglioso. Dovrò caricarmi. Poi, proprio l'altro, Radio Caos, proprio. Esiste una Radio Caos, esiste veramente. Esiste. Anche perché questi due non vanno, quindi hanno scritto. Sì, perché noi si sono provati. Quindi quattro ovviamente. Vanno e due. Questi quattro vanno e questi due almeno sembra di no, e quindi ci hanno scritto sopra. Vabbè, io mi auguro di riuscire a farli partire, perché meritano. Certo, che una parete a video wall meritano. Merita sempre. Grande questo magazzino, tra l'altro. Neon pronti all'uso anche lì, da pronti da montare. Ma sì, lampade a neon, plafoniere, tutto in... l'angolo di coma. Anche l'esposizione dei lampadari. Fresca, i gelati. C'è tutto, divani, su divani, contro divani. Sta lavatrice qui che deve venire Manuel a dammi una mano a ripararla. Manuel è stato lì 2 settimane a darti una mano a ripararla. No, ma se si doveva fare altre cose, alla fine ci si è fatto. Io non ne capisco niente di lavatrici, però. Ma quelle casse non sono volate. Semplicemente allaga. Semplicemente funziona tutto, solo che fa un lago d'acqua. Ma sarà le guarnizioni completamente morte. Ma sarà anche tipo sfondata. Ma ci si mette il silicone e via, no? Certo. Tutto con silicone si sistema. Sono volate via. Queste casse qui sono arrivate via, sono arrivate qui senza volare via dalla macchina. Incredibile. Poi il televisorino di Manuel. Ma questi però... bisogna che aggiungerai una colonna qua per metterli. E come ci aggiungo? Cosa? Quei due? Si mettono in cima, in cima, c'è l'ultimo ripiano. Qua ci vedrai bene un altro. E poi là come ci vado? Perché qua c'è un altro pezzo. No, c'è un corridoietto per andare in questa stanza qui. Non sapevo ci fosse un'altra stanza. Ma non è roba mia lì, non c'è roba mia. In che senso? Cioè, il tuo magazzino finisce qua? No, il magazzino è tutto mio, ma qui c'è roba di altra gente che gli ho dato questo angolino qua. Cioè, si è affittato, diciamo. Nemmeno. In che senso? Cioè, sono i vecchi proprietari, insomma. E quando se la portano via questa roba? Prima o poi. O forse mai. Prima o poi o forse mai. Comunque, tornando a noi, dobbiamo andare avanti ad unboxare o vi saluto e vi lascio i fatti vostri? No, noi qui, io qui ho già... Vabbè, qui c'è il bagno, però... Va bene. Allora io vi saluto e concludo io la diretta, ok? Sì, perché noi qui si è tirato fuori tutto, questo glielo fate vedere, c'è questo lampadario. Questo lo sappiamo, l'abbiamo visto. Sì, ma poi gliel'ho già fatto vedere prima. Ma questo lampadario è meraviglioso. Cioè. Ma è pesantissimo, sarà da 20 kg. Ma puoi metterlo lì in mezzo, bello, grande. Nel corridoio, là. Nel corridoio. E poi in modo che tu praticamente cosa fai? Vedi, anche tutti quanti, no? Voi, apriamo questo sondaggio, vorreste vedere questo meraviglioso lampadario mastodontico bello lì, grande? Certo. In teoria dovrei vedere i commenti, tra l'altro qua, no? Vediamo, ve li leggo, era una vita che non vedevo i vostri video, non c'è un reparto wifi in quel bel museo, dice Jimmy. No, io certo che c'è. I televisori cosa sono? Ma non è un angolo hi-fi, effettivamente. Il silicone è la soluzione a qualsiasi perdita. Certo. Io ho visto fare di quelle porcate col silicone che metà basta. Allora, in cima alla lista. Io ho una affettatrice che sta su col silicone. E adesso, probabilmente qualcuno sarà curioso di vederla, questa affettatrice. Pensavo fosse qua, visto che questo è il regno della merce. No, quella si usa proprio. Sì, perché c'ha il supporto del motore per tenerlo tirato in plat, in bahelite. E certo, bello tutto siliconato. Che si è spaccato naturalmente. C'è anche il mio vaso. Ciao. Vabbè, allora io direi che si può anche concludere qua. Va bene, ragazzi, grazie di aver partecipato. Vi saluto e ricordo ragazzi, la diretta.
fai di lampione? Allora, aspettate che... No, cosa ho fatto? Volevo girare la camera, ma non so come si fa. Vediamo... Si fa opzioni. No, camera, non è qua, vediamo un po'. Vediamo se ce la facciamo. Così la disattiviamo. Camera. Vai giù. Eccola qua. Facing front. Eccola qua. Allora, salutiamo tutti. In teoria ci dovreste vedere, giusto? Esci di lì. Ecco. Salutiamo tutti e niente. Un saluto a tutti da noi, che siamo qua. Grazie per aver partecipato, vi saluto anch'io, così concludo la diretta e poi ci sentiamo a parte noi. Assolutamente. Ciao, grazie mille. Ok, quindi come avete visto la diretta serviva anche a far scoprire a Matteo la cosa di monitor. Comunque sia, le robe di Marzaglia ve le ho fatte vedere più o meno tutte. Siamo in live da parecchio, credo da più di un'ora oramai. Che ore sono? Sì, sono le 7, quindi da più di un'ora. Sostanzialmente quindi a Marzaglia io ho comprato questi due videoregistratori e questa bellissima piastra Teach che funziona e prenderà il posto della Denon come in sala che sta dando qualche problema. Dario, avete visto che cosa ha preso, anzi in realtà avete visto un po' di quello che ha preso, ma penso che poi farà degli altri video. Matteo naturalmente la sua roba ce l'ha a casa sua, quindi non poteva farvela vedere in questa live. Grazie a tutti per essere stati qui. Niente, ci vediamo prossimamente, settimana prossima con un altro video sabato, tra l'altro video in collaborazione con Matteo, la settimana dopo video in collaborazione con Dario e l'ultima settimana di questo mese sarò in diretta con Dario per parlare di viaggi. Grazie a tutti ancora per averci seguito, buona serata e... Ah, ecco sì, questo video lo lascerò su qualche giorno se qualcuno lo vuole recuperare, dopodiché lo toglierò via come di consueto. Grazie a tutti. Al prossimo video. Ciao!